meglio passare. Allora passo sotto, si forma un'asola, entro nell'asola e via che firma. Lo faccio a X, quindi da qua a qua e da qua a qua. Quindi in questa maniera sto creando tutte le legature dei fiorellini piccoli. Okay? Se volessi fare per esempio il fiore più grande, non mi resta altro che prendere tra di loro. Alla fine sfido via la mia mattonella, diventa così. Non mettetele lì, se dovete fare una coperta di 10 mattonelle, non mettetele tutte lì e poi me le rifinite dopo, no, le sfilate e le rifinite subito, perché avrete le vostre asoline bene compatte. Adesso prendendola in mano l'asolina si apre e vado male a lavorare, perché devo stare